messo poi il pollo in poca farina. E lo tengo da parte. Divido poi in cimette piccole un broccolo siciliano da 500 grammi. Lo divido così. Raccolgo il broccolo in una ciotola. Lo lavo e poi mi sposto i fornelli. Verso in padella un paio di cucchiai d'olio. Aggiungo uno spicchio d'aglio e lo lascio soffriggere. Ora che l'aglio è dorato, aggiungo il pollo. E lo faccio dorare bene su tutti i lati. Ora che il pollo è ben rosolato, aggiungo i broccoli. ml di latte. Sale. E faccio cuocere per 20-30 minuti. Sono passati 20 minuti. I broccoli sono morbidi, quindi cotti. Rimuovo l'aglio e aggiungo 100 g di formaggio Edamer, che in questo caso ho tritato in un mixer, ma potrete anche grattarlo con una grattugia a fori larghi oppure sminuzzarlo con la punta di un coltello. E cospargo tutto con questo formaggio. Copro con un coperchio e lascio sciogliere il formaggio per appena 2 minuti. Il formaggio è perfettamente sciolto e i nostri broccoli con il pollo cremosi sono pronti. Un piatto unico, completo, perfetto per la cena di tutta la famiglia.